Un saluto a tutti e benvenuti a Casa Scomegna, il nuovo salotto virtuale dedicato al mondo delle bande musicali. La rubrica di oggi si intitola Conoscere il repertorio e abbiamo in collegamento il compositore Angelo Sormani. Ciao Angelo. Buongiorno a tutti e ciao Donald. Angelo, il tuo stile si distingue molto da quello degli altri autori presenti sul nostro catalogo. Oggi vorrei che ci illustrassi qualcuna delle tecniche compositive che utilizzi e che lo rendono così particolare. Per fare questo, prenderemo in esame la tua ultima composizione pubblicata, Italian Impressions. Ci vuoi dire qualcosa al riguardo? Sì, volentieri. Italian Impressions è una delle mie ultime composizioni, appunto, come dicevi tu, è dedicata all'amico e direttore americano Wesley Brodnax. Da qualche anno condivido un progetto musicale insieme a lui e da questa esperienza, dalla mia stima nei suoi confronti, ho composto questo brano che riassume un po' le sue impressioni e le immagini che ha dell'Italia. Una delle frasi più belle che ha detto e che mi sono rimaste impresse è questa: l'Italia è veramente una terra magica che ha toccato il mio cuore oltre ogni misura. E ho chiesto a lui di scrivermi alcuni pensieri, mi ha mandato delle mail dove c'erano questi pensieri e quindi ho organizzato il brano, Italian Impressions, è suddiviso in tre movimenti. Questi tre movimenti si susseguono senza interruzione in sostanza. E il titolo di questi tre movimenti sono il primo Magical Land e descrive il viaggio di Wesley a Roma, è un elogio allo splendore della città e alla caratteristica storica e culturale appunto di Roma. Il secondo movimento, The Huge Castle, è un'immersione dentro la natura della regione Umbra. In sostanza lui vede Assisi nella notte e la paragona a questo immenso castello. Il terzo movimento, Medieval Ballad, è riferita alla Toscana. Io in questo movimento ho preso in considerazione una ballata trecentesca dal titolo Ecco la primavera di uno dei maggiori compositori madrigalisti fiorentini, Francesco Landini. Bene, a questo punto non ci resta che esplorare Italian Impressions attraverso le bellissime diapositive che Angelo Sormani ci ha preparato. Le stesse diapositive le trovate disponibili in calce a questo video e anche sul sito Scomegna. Nella prima diapositiva vediamo il materiale compositivo originario, cioè l'embrione da cui si è sviluppato tutto il brano. Angelo, ci puoi spiegare in modo semplice come hai ragionato? Esattamente. Il primo tempo, Magical Land, descrive il viaggio a Roma, come prima abbiamo detto, ed è un elogio allo splendore di questa magica città. Ho cercato del materiale che esprimesse concettualmente alcune sensazioni, interesse, sorpresa, attesa, e contestualmente a un materiale strutturato e allo stesso tempo curioso. Ecco. E ho pensato ad una serie, cioè ad una successione di suoni. Scusa, ti interrompo perché il termine serie ci porta alla memoria, reminiscenze di storia della musica, quindi la musica dodecafonica, Arnold Schoenberg, ma questo non mi sembra un brano di musica dodecafonica. No, no, non è assolutamente un brano di musica dodecafonica. La serie che ho utilizzato io è una cugina alla lontana della serie dodecafonica. Come risaputo, la serie dodecafonica è composta dai 12 semitoni, i suoni che sono contenuti nell'ottava, e nell'esposizione di questi 12 suoni, prima di ripetere un suono, bisogna suonare gli altri 11. Questa caratteristica permette ad ogni suono di avere lo stesso peso, la stessa importanza degli altri e crea queste sospensioni che sono quei principi che poi non sono i principi di attrazione che sono contenuti nel sistema tonale. Nella serie che ho utilizzato io ci sono sempre i 12 semitoni che compongono l'ottava, ma i primi quattro suoni, le prime quattro note, come si vede dalla diapositiva, Si bemolle, Do, Sol, Re, praticamente gravitano, hanno una forza, una polarizzazione sull'accordo di Sol minore e quindi
praticamente definiscono già un peso tonale. Quindi, pur suddividendo l'ottava in 12 semitoni, ho questa particolarità. Sol minore sarà poi anche la tonalità di impianto del primo movimento. E questi quattro suoni praticamente generano il tema fondamentale, l'incipit, la testa del tema, che poi verrà utilizzato sia nel primo movimento, ma anche nei movimenti successivi. Quindi dal punto di vista melodico, lineare e orizzontale, ho preso questo punto di riferimento. Dal punto di vista armonico, come si vede nella diapositiva successiva, ho raggruppato questi suoni secondo i cerchi dei vari colori definiti sopra, e queste sovrapposizioni genereranno poi i blocchi accordali, il materiale armonico che viene sempre utilizzato soprattutto nel primo movimento. In questa diapositiva si vedono le sovrapposizioni a 3, nella diapositiva successiva si vedono le sovrapposizioni a 4 di questi suoni che appunto suddividono l'ottava nei 12 suoni. Questi in sostanza sono gli elementi tematici orizzontali e gli elementi armonici verticali che sono i mattoni della costruzione, quelli su cui l'autore ha costruito tutto il brano. Ora vediamo come li ha combinati insieme. Uno degli accordi a quattro suoni della serie iniziale lo utilizzi nell'introduzione, con un movimento cromatico discendente. Sì, faccio uso di questa ripetizione di accordi che si muovono cromaticamente in senso discendente, prendendo spunto da, come hai detto tu, dalle ultime note della serie precedente. Difatti, le ultime note erano Si naturale, Mi bemolle, Fa, La. Questa successione la utilizzo tanto all'interno del primo movimento, qui nell'introduzione con senso di sospensione, poi all'interno di tutto il primo movimento, soprattutto nella parte centrale, come elemento di collegamento fra i vari temi. Adesso vediamo come nasce il brano, vediamo gli elementi ai quali è collegato, quindi alla generazione del tema che deriva dalla serie iniziale. Il brano inizia sulla nota di Si bemolle, esposta dal flauto, e nella successione temporale si vede sul secondo pentagramma, quello cerchiato in azzurro, l'entrata del clarinetto in solo che suona le note Si bemolle, Do, Sol, che sono le note iniziali della serie, e successivamente sul terzo pentagramma segnato in rosso, nel cerchio rosso, si vede l'introduzione dei sax con il primo blocco accordale a tre suoni che si diceva, e sopra si vede sempre la ripetizione del clarinetto nel tema iniziale. L'ultimo cerchio è la prima sovrapposizione a 4. Nella diapositiva successiva, nei riquadri azzurri, si vede questo movimento accordale, dei blocchi accordali che si muovono cromaticamente discendenti, in modo discendente, diciamo. E sopra questi blocchi accordali c'è il primo momento di sviluppo, anche se molto limitato, perché il flauto, che in questo caso è cerchiato di verde, espone il tema non più nelle prime note Si bemolle, Do, Sol, ma l'intervallo viene ampliato. Do, Re, Sol diventa la risposta al primo tema iniziale, quindi è una frase conseguente che deriva, quindi è positiva perché deriva dal senso musicale della prima frase. E questo elemento verde, questo nuovo embrione, sarà poi un elemento di sviluppo in tutto il brano, è un elemento significativo in tutto il brano, chiaramente. Mostriamo adesso una breve clip e ascoltiamo quanto abbiamo appena esposto.
dopo l'introduzione compare finalmente il primo tema. Ecco, sì, il primo tema che si distingue dal punto di vista del carattere dall'introduzione. Gli elementi che caratterizzano il primo tema sono l'esposizione di questi elementi ritmici, ribattuto su questa nota uguale, e sopra ci sono gli accordi, questi blocchi accordali che derivano dalla generazione che si diceva prima del tema. Sopra questi elementi ritmici praticamente viene esposto nella parte superiore del flauto il tema. Nel cerchio verde si vede già che la testa di questo tema deriva dallo sviluppo di cui abbiamo appena parlato. In sostanza era il cerchio verde delle diapositive precedenti, cioè l'ampliamento degli intervalli viene utilizzato come elemento costitutivo del nuovo tema. Altro elemento caratterizzante è l'introduzione della seconda frase. Si vede che queste quattro note sono successione di quarti. E oltre a dar vita a questa frase, saranno gli elementi che costituiranno la parte importante nello sviluppo, come elementi di sospensione. Nella diapositiva successiva vediamo il tema B. Il tema B si presenta nella prima frase, nelle prime quattro misure, sempre con diciamo la parte ritmica nella zona baritonale. C'è l'esposizione del tema si do sol re armonizzata e ci sono questi blocchi accordali. Questi blocchi accordali che derivano dalle successioni viste in precedenza, soltanto che questi blocchi non sono uguali a quelli precedenti, è una sorta di sviluppo di questi blocchi, cioè non tutte le voci scendono cromaticamente, ma in questo caso le prime note e le ultime note scendono, mentre nelle note centrali praticamente rimangono ferme. Questo per dare un senso di continuità, ma sempre definendo un materiale univoco e unico nell'esposizione di queste prime quattro frasi. Si vede l'esposizione delle seconde quattro misure, cambia, la ritmica va nella parte superiore, c'è l'introduzione di fasce accordali a pedale nella zona baritonale e il tema, in questo caso sul secondo pentagramma dato ai clarinetti, si vede che è un'elaborazione degli intervalli che derivano dalla testa del tema, quindi c'è sempre questa familiarità con gli elementi già esposti. Ascoltiamo allora un altro frammento del brano. Ecco, qui vediamo l'esposizione del tema C. Il tema C è disteso, è più disteso rispetto agli altri, è una specie di danza introdotta da un assolo di tromba e questo assolo a sua volta è introdotto da forti gruppi accordali che sono in qualche modo lo sviluppo dei gruppi accordali visti in precedenza. Sotto c'è un accompagnamento, una sovrapposizione di suoni, sempre costruiti con lo stesso criterio. Sopra questo solo di tromba che definisce il tema C, vediamo elementi del tema A, e vediamo nel riquadro azzurro. Successivamente inizia uno sviluppo. Lo sviluppo è praticamente costruito sugli elementi di ampliamento di quarte, che vengono ripetuti sui gradi della scala. Questo crea una specie di nebulosa, una specie di situazione statica dove sotto si muove il tema dilatato iniziale, vedete i blocchi accordali nella parte inferiore, nella zona baritonale. Lo sviluppo prosegue con la sovrapposizione di questi elementi ad uno sviluppo del tema C.
In questo caso, questi sviluppi sono identificati dai tratti rossi e quindi c'è un contrappunto di questi tre elementi. Aggiungiamo ancora un pezzetto all'ascolto di Italian Impressions con questo nuovo video. Siamo arrivati quindi alla coda del primo movimento, dove vedo riepilogati molti degli elementi che hai utilizzato fino ad ora, Angelo. Sì, infatti sono ben visibili gli elementi che sono descritti nella testa della serie generatrice e questi elementi si ripetono a sorta di specchio, quasi a ritornare al suono generatore di tutta la composizione che era il flauto iniziale. Quindi questa coda praticamente ha questo significato speculare. Ecco, nella diapositiva successiva viene descritta a grandi linee la struttura di questo movimento. Ci sono l'esposizione dei temi A, B, le loro variazioni, il tema C, il ponte modulante, poi ancora l'esposizione dei temi A e B e lo sviluppo e la coda. Questo cosa porta, senza soluzione di continuità, quindi senza spezzare la musica, porta all'introduzione del secondo movimento, The Huge Castle. Il secondo movimento, che è ben visibile in questa diapositiva, è introdotto sempre dagli stessi elementi tematici, che sono ben visibili, si vedono i sax, si vedono i corni, gli eufoni. E la caratteristica di questo secondo tema è che è, come abbiamo detto, derivato dal primo, ma è sviluppato soltanto su due note, che vengono ripetuti sugli intervalli originali oppure sugli intervalli inversi. Da questi piccoli elementi si sviluppa un semplice tema, dico semplice perché in effetti è semplice, ma anche perché il secondo movimento è il movimento più corto del primo e del terzo, però è molto intenso, molto sospeso. Si diceva la visione di Assisi durante la notte da parte di Wesley. A questo punto chiediamo alla regia di farci ascoltare l'introduzione e una parte del secondo movimento.
Scorriamo ora brevemente il terzo ed ultimo movimento, che ha una caratteristica davvero particolare. Vuoi spiegarcela meglio, Angelo? Senz'altro, questo terzo movimento, dal titolo Medieval Ballad, è caratterizzato dalla ballata a due voci di Francesco Landini, Ecco la primavera. Come si è detto all'inizio, Francesco Landini è stato uno dei maggiori contrappuntisti, compositori, madrigalisti fiorentini del 1300. Io ho scelto questa ballata per rappresentare la Toscana nell'ambito di tutta la composizione. Perché Wesley è stato anche in Toscana. In sostanza, dal punto di vista compositivo, io introduco questo terzo movimento con le sole percussioni, poi c'è l'esposizione della prima voce della ballata e poi introduco degli elementi ritmici che giocano su questa alternanza dei tempi 6 ottavi e 3 quarti. Questi elementi saranno poi gli elementi che faranno nascere e caratterizzeranno il tema B di questo terzo movimento, che è il tema centrale, il tema importante di questo terzo movimento. Dal punto di vista compositivo, vediamo che c'è la generazione del tema A, sempre quindi materiale originale, creato da me, praticamente in contrappunto nella prima esposizione con la seconda voce dei Landini. Landini, scusate, questo tema ha una caratteristica, ha come incipit, come testa del tema, le note iniziali della serie vista nell'introduzione di tutto il brano. Quindi parte da questo concetto, si sviluppa e termina con un movimento melodico che si avvicina al movimento melodico di una delle voci esposte dalla ballata di Landini. Questo un po' per richiamare il moderno che abbraccia, diciamo, la storicità, che abbraccia questa intenzione storica di voler mettere insieme questi elementi significativi storici. Difatti, il fatto di utilizzare questi elementi dà soltanto, secondo il mio giudizio, importanza maggiore alla composizione perché richiama degli elementi che hanno un valore, hanno un significato molto importante nella nostra storia italiana. Esatto, Angelo, non Dal posso che punto sottolineare quanto sia suggestiva questa interazione tra il moderno, cioè la tua parte creativa, quindi il tuo tema, con il passato di Landini, che vivono in questo momento in modo contemporaneo. Quindi molto suggestivo. Grazie, ringrazio. Io ti posso soltanto aggiungere che è stato molto divertente giocare e entrare in questo materiale perché è sempre ma materiale di grande valore che dà tanti spunti di interesse e di sviluppo, quindi è stato veramente molto bello. Proseguendo con l'analisi, si può vedere che il tema A in contrappunto con tutte e due le voci di Landini, e questo porta all'esposizione del tema B. Tema centrale, importante, derivato dall'embrione detto prima, embrione ritmico, così si diceva. E in sostanza, dopo l'esposizione del tema B, c'è una sezione di sviluppo, quindi nella diapositiva successiva ho riassunto un po' la struttura generale del pezzo, l'esposizione iniziale, lo sviluppo, dove ci sono varie sovrapposizioni, modulazioni, cambi di tempo. E fino ad arrivare a una ripresa finale con l'esposizione nuovamente dei temi, di tutti i temi utilizzati, che poi concludono con la coda finale di tutta la composizione. Abbiamo terminato questa passeggiata alla scoperta di Italian Impressions e non ci resta che salutarvi. Però passiamo prima la parola ad Angelo Sormani, che ringraziamo per la preziosa collaborazione, affinché anche lui possa salutarvi. Io ringrazio tutti voi, Donald, Casa Scomegna, per questa opportunità che dà la possibilità di conoscere le particolarità del nuovo repertorio. Ecco, grazie ancora di questa occasione a tutti quanti. Vi lasciamo quindi all'ascolto della parte finale del terzo movimento
e vi aspettiamo alla prossima puntata di Casa Scomegna. Le schede che avete visto oggi sono disponibili liberamente in calce a questo video e anche sul sito Scomegna. Arrivederci.